Se vogliamo incominciare, allora diciamo l'intervento del pomeriggio è diviso in due parti. Ci sono prima ancora due relazioni scientifiche, che perciò saremo al tavolo insieme, e poi ci sono le due relazioni propositive che viaggeranno per conto loro in fondo, perché sono quelle che tirano un po' le redini del convegno, le redini di quello che è stato detto in generale. A questo punto cominciamo. Stamattina abbiamo finito col XVI secolo e adesso cominciamo con l'epoca successiva, quello nella quale è giusto chiamarlo Palazzo Santa Chiara. Cioè, quando stamattina dicevamo, utilizziamo il termine... Quando stamattina dicevo, utilizziamo il termine ufficiale di Palazzo della Rovere, anche se noi savonesi, molti di noi abbiamo sempre utilizzato Palazzo Santa Chiara, non è errato dire Palazzo Santa Chiara, ma semplicemente per comodità chiamiamo il Palazzo della Rovere, così lo chiamiamo tutti lo stesso. Ecco, è anche un argomento, diciamo, meno trattato tra quelli odierni. Ci sono state veramente molte novità, sono state dette molte novità stamattina, ma all'interno del palazzo molto si sapeva già, molto era già stato detto. Con le Clarisse a Savona è un argomento, anche questo, già trattato in varie occasioni, però trattato in questa maniera così consecutiva, così come verrà trattato adesso, anche questo rappresenta una novità interessante. La professoressa Lorenza Ilia Rossi ci parla delle Clarisse Savona e il loro insediamento nel Palazzo della Rovere. Ha dato il titolo preciso, anche se lei avrebbe potuto chiamarlo anche Palazzo Santa Chiara. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio la Società Savonese di Storia Patria per aver organizzato questo interessante convegno. Questa mattina abbiamo sentito delle relazioni veramente consistenti e dense, quindi sono molto contenta. Io ho preparato una serie di diapositive, ne sceglierò qualcuna, basandomi un po' sulla mezz'ora di tempo e cercherò di concentrarmi soprattutto sulle cose nuove, facendo però una breve introduzione per chi magari non si è mai interessato su questo argomento dei monasteri. Quindi quello che vedete, la citazione che rimanda al Medioevo, è solo una breve introduzione. Quindi, allora, le monache Clarisse a Savona, come sapete, si insediano in Palazzo Santa Chiara e iniziano poi a trasformarlo. Però volevo recuperare brevemente, per capire anche a volte i motivi di queste trasformazioni, recuperare brevemente quella che è la loro storia. E cioè le Clarisse a Savona, nel monastero primitivo, avevano diciamo trovato insediamento prima del 1303. La data prima del 1303 è un baluardo, perché poi gli studiosi a volte hanno avuto delle incertezze sull'anno esatto della fondazione. Taluni hanno fatto coincidere la fondazione del monastero di Santa Chiara a Savona con l'anno della bolla Beata Clara del 1263, però io ho preferito essere più generica e mettere che è stato costruito prima di questa data, al di fuori della cinta muraria della città e in prossimità del forte dello Sperone. Costruzione difensiva che tutti conoscete, eretta nel 1227 sul colle di Monticello. Questo baluardo è interessante perché ci offre una collocazione abbastanza precisa per questo monastero primitivo, però è anche vero che a causa di questa ubicazione particolare le Clarisse hanno subito numerosi interventi di adattamento del loro monastero proprio per preservare la clausura, per i vari rischi alle quali sono state andate incontro, e poi proprio il forte dello Sperone le ha costrette a trovare un trasferimento, che poi quello avvenuto in Palazzo Santa Chiara. Altre esigenze di adeguamento della vecchia struttura, perché con la Controriforma noi parliamo ancora del monastero primitivo, visualizzandolo sempre
nella zona appunto dello Sperone, però anche lì c'erano state messe in atto, a seguito della visita apostolica di Monsignor Mascardi nel 1585, degli adeguamenti appunto per preservare soprattutto la clausura. E ho messo alcuni nomi di monache che vivevano nella vecchia sede, ora non ci soffermiamo tanto su questo, ma semplicemente per vedere appunto questi nomi illustri, no? La badessa negli anni immediatamente successivi alla Controriforma, all'adeguamento controriformistico, per esempio era Angela Caterina Spinola. Poi basta vedere appunto i nomi delle monache che nel capitolo, cioè le monache coriste, arrivavano a raggiungere le 23 e anche un pochino di più, perché di solito nei documenti si citano le presenti e quindi sono la maggioranza, poi ve ne sono altre che non vengono citate, quindi ci dà l'idea un po' della densità di queste piccole comunità del tempo. Le monache clarisse non erano tanto tranquille, avevano subito delle scissioni, poi anche avevano un po' rifiutato certi adeguamenti imposti all'epoca in seguito alla visita di Monsignor Mascardi. Questo era per visualizzarlo semplicemente, il monastero primitivo, come vedete la chiesa, questo è un braccio che può corrispondere all'area del coro del dormitorio, e poi vedete la strada pubblica. Qui siamo ancora però nel periodo che precede il trasferimento in Palazzo della Rovere. Poi c'è stato un abbattimento di questa comunità, cioè intorno alla metà del 600 intanto vediamo diminuire la comunità di queste monache, diventano 17 le coriste, che poi sappiamo sempre essere un numero simbolico perché sono la maggioranza, quella che viene registrata nei documenti. Vediamo dei nomi interessanti che ho sottolineato: Chiara Francesca Grassi, perché la famiglia Grassi poi rientra nell'ambito della committenza anche nella nuova struttura. E poi vediamo appunto esponenti della famiglia del Carretto. Questa è la visione ultima prima del trasferimento che abbiamo nella mappa della città di Savona di Giuseppe Lamberti del 1667. Allora, fuori dalle mura di Savona vediamo la cinta muraria e vediamo appunto la presenza del monastero che ha assunto una struttura più articolata. Molto interessante riferirsi agli spazi del dormitorio, perché nella prima regola, quella che le monache seguivano, cioè quindi la regola che poi caratterizzava la struttura del monastero primitivo, il dormitorio doveva essere comune. Quindi dovevano dormire in un'unica grande stanza e poi la badessa avere una stanza per conto proprio. Però questa era un po' l'idea del monastero primitivo e cambierà poi nella nuova sede tutto questo, grazie anche alle normative messe in atto dalla Controriforma. E mi interessava adesso leggervi qualcosa dello studio di una lettera inviata alle monache, alla badessa all'epoca, negli anni immediatamente precedenti al trasferimento in Palazzo della Rovere. Siamo nel 1667, quando Monsignor Stefano Spinola visita il monastero della sede primitiva e dice, lui ha una visione pazzesca di questo monastero che giustifica poi il trasferimento, e esordisce in un modo estremamente diplomatico per quella comunità di monache dicendo: avendo noi visitato questo santo monastero, siccome non possiamo negare la consolazione quale avuta in conoscere le virtù e religiosa osservanza singolare che in esso fiorisce, così con nostro gran sentimento abbiamo veduto la povertà e compatito vivamente chi per le calamità dei tempi e altri accidenti sia nel temporale così abbattuto. Quindi evidentemente nella dimensione temporale, fisica, costruttiva, strutturale,
all'epoca del 1600, pochi anni prima del trasferimento, ecco che questo monastero risulta al vescovo in estremo degrado, a tal punto che esordisce con diplomazia e poi stabilisce delle regole che questa comunità di monache deve seguire. E le regole fanno un po' tenerezza. Tra queste regole c'è questa che ha un certo significato, cioè dal punto 4 comandiamo che gli scudi 600 d'argento che si danno per dote alle figlie per il loro monacarsi si depositino secondo gli ordini in un luogo sicuro, e quindi non era neanche sicuro che potessero mantenere questi soldi, e quanto presente si impegnino col nostro consenso a beneficio del monastero. Quindi c'è questa regola, c'è un'altra che fa ancora più tenerezza. La regola successiva, che è al punto 5, dice addirittura che il pane e il vino che avanzano nella mensa non devono essere regalati fuori, per esempio ai poveri, agli accattoni che potevano all'esterno del monastero avere beneficio di pezzi di pane. Non devono, ma devono essere riportati alla dispensiera e quindi raccattati, diciamo, per il giorno dopo, per gli usi del monastero. Quindi evidentemente in questa vecchia sede all'esterno delle mura di Savona, in prossimità del forte dello Sperone, in quegli anni la vita doveva essere molto difficile. Ecco, questo è il documento, ho fatto la fotografia, il documento credo che sia inedito, io l'ho scritto, poi se fosse stato edito può capitare, nel 2 aprile 1667, ed è proprio il Monsignor Spinola che si rivolge alle monache di Santa Chiara, così come abbiamo appena indicato. Ecco che nel 1672 quindi avviene l'abbandono del monastero primitivo e il trasferimento delle monache. Allora, nel 10 settembre 1672, per decreto del Senato di Genova, le monache abbandonano il monastero primitivo, che viene demolito, però non immediatamente. Lo storico Verzelino dice che subito viene demolito, però poi in realtà viene citato ancora in documenti successivi. Infatti la costruzione del monastero primitivo è ancora citata addirittura nel 1693 in occasione di una pratica di estimo, quindi la struttura di fatto, sia pure fatiscente, in estremo degrado, esiste ancora. Le monache però non vanno immediatamente in Palazzo Santa Chiara, e dobbiamo immaginarci questa situazione che è diventata di emergenza. Intanto il forte dello Sperone si espande, ci sono queste esigenze di difesa della città, e le monache vengono ospitate in monasteri diversi. Questo lo ricorda anche Verzellino: Santa Teresa, Spirito Santo e Santissima Annunziata. In realtà questo è confermato, quindi non lo dice solo lo storico Verzellino, però quando avevo guardato le cronache delle Carmelitane di Santa Teresa avevo notato che parlavano proprio della permanenza di 12 clarisse proprio in quell'esatto periodo lì. Quindi tutto questo, questa data, questo periodo non molto lungo, viene confermato. E il trasferimento effettivo in Palazzo della Rovere avviene quindi il 15 maggio 1673, secondo la notizia data dal Verzellino, ma confermata nelle cronache delle Carmelitane ospitanti. Quindi su questa data non abbiamo ombra di dubbio, 15 maggio 1673. Allora il nuovo monastero, e vediamo i comportamenti delle monache nella nostra sede che a noi interessa. Vabbè, questo l'ha proiettato anche la professoressa Tassinari, com'era Palazzo della Rovere poco prima dell'arrivo delle monache clarisse, qui il numero 50, la vecchia costruzione secondo come la delinea Giuseppe Lamberti nel 1667. Allora c'è un discorso interessante che hanno affrontato anche altri relatori questa mattina, ma desideravo riprendere brevemente. Allora, quindi questo palazzo aveva avuto diverse appartenenze nella storia. Francesco Maria Spinola di D'Aressio, ne abbiamo parlato questa mattina, poi in seguito la proprietà era passata a Marco Antonio Asinari di San Marzano, Marchese di Spigno, Federico Asinari, e quindi all'erede adottato, perché gli Asinari non hanno poi una discendenza da quello che è risultato,
che è soprattutto Lelio Federico Invrea, Marchese di Spigno. A questo punto abbiamo visto che le Clarisse entrano 15 maggio 1673 nella nuova dimora. E ho trovato un documento, e questo l'ho trovato e mi ha lasciato un po', perché non è tutto chiaro. Come diceva il dottor Nicolini questa mattina, quando si vedono i documenti si entra in una situazione di... Infatti questo documento io l'ho tenuto per anni, non sapendo che farne a un certo punto, però ve lo propongo oggi. Allora, nell'archivio di Stato di Genova ho trovato un documento datato 5 giugno 1674, dove Lelio Federico Invrea del Carretto predispone un accordo di vendita del palazzo, affidandone la procura al fratello Ippolito, mentre Giovanni Francesco Spinola, nipote di Francesco Maria Spinola di Garessio di Benedetta del Carretto, ricordando la relazione della collega Magda Tassinari, prende in carico un acconto di 2000 scudi d'oro, moneta di Genova, quale garanzia, c'è un termine preciso che riguarda questa garanzia, ma gli acquirenti risultano essere Giovanni Battista Centurione e Alessandro Grimaldi, ma non sono i veri acquirenti, sono dei rappresentanti che vengono mandati dai collegi, i serenissimi collegi di Genova, a interpretare quella parte. Quindi abbiamo degli attori qua. Ci sono gli eredi, i proprietari del palazzo e gli eredi, ma ci sono anche degli attori che si fanno, ufficiali, dei garanti, che si fanno da intermediari. E questo avviene il 5 giugno 1674. E questi soldi, che sono 2000 scudi d'oro, vanno girati a Giovanni Francesco Spinola, e a questo accordo, come procuratore a sua volta, è presente Federico Spinola, figlio di Giovanni Francesco. Allora, questo è il documento che ho trovato nell'archivio di Stato di Genova, che credo che sia inedito, e si dice all'inizio, però non è tutto così chiaro, si dice vendita del palazzo da nobile, quindi mi viene in mente la relazione appunto che è stata fatta sulla Regga, no? Poco tempo fa da dottor Caldera, non era più una reggia, no? Palazzo da nobile, però, vendita del palazzo da nobile, quindi un palazzo per la nobiltà. In effetti i nobili venivano ospitati in questo palazzo, già del Marchese di Spigno, posto nella città di Savona, sotto di modi, forme, patti e condizioni dei quali si parlerà nell'istrumento che si dovrà fare per tal conto. Allora, questo è solo un accordo iniziale, ci sono dei garanti a Genova, rappresentanti dei poteri genovesi, perché non dimentichiamo che certe famiglie avevano potestà su molte cose a Genova, non ricordo quale testo scritto, non si poteva fare nulla senza che ci fossero i Grimaldi, no? Di mezzo, di importante. Ecco che quindi, a mio avviso, questo documento diventa piuttosto importante perché quello di cui parlano gli storici, in questo testo che viene citato a sua volta da Francesco Paolo Fiore, ma anche dal Piccone, citano questo notaio Bartolomeo Griffo in Savona. E la vendita effettiva del palazzo però ci sta, perché noi abbiamo visto che nel 74, 5 giugno, abbiamo questo accordo iniziale con una caparra, praticamente una garanzia di 2000, appunto, di questa somma, abbiamo detto. Poi, invece, questo documento, che è sempre stato citato come il documento definitivo, che però non è stato più trovato in originale, neanche in copia, e se ne lamentava lo storico architetto Francesco Paolo Fiore nel convegno dell'85, se ne è lamentato di non aver più trovato questo documento, rogato dal notaio Grifo in Savona. Devo dire che anch'io sono andata a cercare questi documenti a Savona, nelle filze del notaio Grifo, e non ho trovato niente. E quindi non voglio dire che sia un falso,
Però probabilmente a volte certi storici di un tempo, magari trovando commento, se lo portavano a casa, può succedere. Quindi la data della vendita effettiva può rimanere 7 o 17 agosto del 76, però effettivamente non abbiamo nulla di materiale che ci permetta di consolidare questo fatto. Poi in quegli anni vediamo che la badessa reggente, una del Carretto, con la vicaria Bianca, Paola Veronica Rocca, questo è il capitolo del 77, quindi subito dopo l'acquisto definitivo. Noi sappiamo che quindi le monache sono state in Palazzo Chiara, Santa Chiara, Palazzo della Rovere, hanno cominciato a modificarlo, si dice subito dalla Chiesa, però anche lì non si è del tutto concordi, però ecco che sicuramente poi dopo quell'anno è in loro proprietà, dopo il 76, e questo è il capitolo già del 77. Vediamo alcuni nomi illustri: badessa Bianca Maria del Carretto, quindi una famiglia che comunque era legata al palazzo, alla storia del palazzo, come è stato dimostrato questa mattina. Abbiamo diversi esponenti della famiglia del Carretto. Poi ho sottolineato Maria Maddalena Grassi, perché la famiglia Grassi, attraverso il ruolo del patrono, colui che ha finanziato gran parte di questi lavori di adattamento, ecco che l'ho voluto sottolineare, perché è rimasto legato alla storia del monastero. Vabbè, questo lo conoscete tutti, non c'è bisogno che io dica che è il cortile di Palazzo Santa Chiara. E qui vediamo alcune parti, questo è il lato nord, dove probabilmente, quasi sicuramente, avevano un refettorio le monache. E poi certamente questo palazzo aveva delle loggie, cioè non era così chiuso prima che arrivassero le monache. Credo che poi l'architetto Ritebono avrà modo anche lui di riflettere su questi aspetti, forse meglio ancora di me, ecco, voglio dire. Però ecco che rispetto all'architettura di quella che poteva essere l'architettura originaria di Giuliano da San Gallo, c'è una chiusura, certamente, delle pareti murarie, del loggiato, soprattutto questa parte qua. E anche se è rimasto il dubbio sul loggiato interno, un dubbio che a mio avviso l'architetto Maria di Dio ha un pochino risolto, perché secondo qualche studioso il loggiato interno era stato trasformato in età napoleonica, però l'architetto di Dio conclude nella sua relazione, che poi conoscete tutti, ha caratterizzato il bellissimo volume sui restauri in Palazzo Santa Chiara, edito nel 2010, a un certo punto l'architetto di Dio conclude: è pur vero che senza tale trasformazione non ci sarebbero stati sufficienti spazi per gli usi monastici. Quindi la trasformazione del loggiato, a mio avviso, come un pochino accenna in modo molto ineffabile l'architetto di Dio, però ha ragione. Perché ha ragione? Perché in questo documento, che può darsi che abbiano trovato anche molti altri, però quando siamo in età napoleonica, e questo documento è, credo, inedito, datato il periodo 1804-1806, la datazione è questa, età napoleonica, quali sono gli interventi che sono documentati in questo cortile? Al piano terreno, riparate 22 finestre con i vetri. Al primo piano, riparazione di 23 finestre e costruzione di una finestra nuova. Al secondo piano, riparazione di 21 finestre. Poi refettorio, ripararsi 4 finestre, eccetera, eccetera. Quindi l'intervento napoleonico in questa parte che riguarda il cortile, lasciamo stare altro, però probabilmente, molto probabilmente, fino a prova contraria, è stato un intervento minimale, cioè non c'è stata una grossa modifica, se non un restauro di quello che già c'era. Quindi evidentemente mi sento, alla luce di
quello che viene detto, letto qua, di confermare un po' l'accenno che fa l'architetto di Dio, dicendo appunto che non è nell'età napoleonica che sono avvenute queste chiusure dei loggiati, che noi non abbiamo mai visto da nessuna parte, ma che possiamo immaginare ci fossero. Io adesso avevo guardato i palazzi di San Gallo, per carità, adesso io non so. Però è sicuramente questo è avvenuto per creare le celle del dormitorio come minimo e per preservare la vita della clausura. Qui ho fatto qualche foto venuta un po' male, qui siamo nell'ala sud del palazzo a pian terreno. Avevo guardato questa stanza che avrebbe potuto essere un parlatorio delle Clarisse, che comunque è stato rimaneggiato effettivamente in modo ulteriore. Questo che tutti conoscete era l'ingresso della cappella, che poi è stato chiuso, murato, poi in età napoleonica la cappella è stata divisa in due piani, quindi quello che poi è stato decorato con gli affreschi, la gloria di Napoleone, appartiene poi al periodo davvero napoleonico. Questa è la parte in marmo che risale all'intervento anche economico del committente. Vedete che questa sala qui, che io ho voluto definire del parlatorio, è stata poi anche, scusatemi, modificata. Vedete che qui la volta è interrotta, quindi era più grande questa sala. Poteva anche essere usata come sala del capitolo, perché a volte le monache gli atti notarili li stipulavano in parlatorio. Quando c'era bisogno di ricevere altre persone, il parlatorio era particolarmente grande, quindi poteva essere usato anche come sala delle decisioni, quindi sala del capitolo. Questo invece è una planimetria, ormai vi sto dicendo, poi troverò di nuovo delle cose inedite. Questo è stato pubblicato dall'architetto Richebono, ne ha parlato, non l'ha pubblicata questa pianta Verzellino, però ha parlato di questa chiesa, l'edificio religioso delle Clarisse. Qui siamo nell'ala appunto sud, dove ed è una pianta del primo piano. Questo è l'archivio dell'intendenza di finanza, una planimetria realizzata nel 45, quindi dopo che molte modifiche sono state fatte, però si vede la zona che al piano terreno è il vestibolo di ingresso. Questa è la parte che può essere la parte del coro, poi qui l'invaso, no? L'invaso a bracci simmetrici con delle aperture su quella che poteva essere la cantoria e poi di nuovo il coro delle monache e l'accesso alle celle, al piano superiore. Quindi questa parte chiaramente è dell'epoca, risale all'epoca delle monache. Poi vabbè, ci sono i dipinti, la committenza dei dipinti, queste sono cose risapute che vi faccio vedere, come la tela di Gregorio De Ferrari realizzata nel 1681, l'epoca è quella della badessa Paola Veronica Rocca, e qui la tela è stata realizzata per l'altare maggiore della chiesa. Ne parlo poi in Ratti, quindi ho dipinto, io adesso le foto che ho fatto le ho fatte alla mostra che è stata allestita quest'estate nel Museo Diocesano di Albenga, questa tela di Gregorio Di Ferrari con Santa Chiara che allontana i saraceni, un dipinto di grande qualità, avevo ripreso su tela, che ornava l'altare maggiore di questo edificio. Ecco, c'è poi il problema, non vorrei... Quanto abbiamo fatto? Vai pure avanti, ancora 10 minuti. Ancora 10 minuti. Ci sono vari problemi, il problema dell'organo, della cantoria, sono cose che sono documentate. L'organo che doveva essere collocato sulla base di alcune deduzioni che ho fatto in questa parte, e quindi l'organo era qui, a stretto contatto con quella che poi è la parte legata alle celle, il corridoio delle monache. Questo è il presbiterio, per intenderci. Il presbiterio dell'edificio liturgico era collocato verso ovest, mentre verso est c'era l'ingresso dove c'era la via principale.
Ecco, si lamentano dell'organo. La cosa interessante che si può dire è che lo spazio riservato all'organo e l'organo stesso era molto stretto, quindi in questa parte le monache avevano un difficile accesso. E poi si chiede di modificare, di cambiare gli accordi. Questa è la cantoria che oggi si trova nel Duomo di Savona, navata destra, che proviene appunto dal monastero di Santa Chiara in legno intagliato. E appunto la collocazione originale posso dedurre che fosse appunto nella chiesa di monache di Santa Chiara in corno epistole, cioè nella parte destra, questo sulla base di alcune deduzioni. Questa è l'aula, come è stato trasformato la chiesa nella parte superiore, quindi il piano superiore, siamo nel 1860, quando si è utilizzato questo spazio come corte d'assise. E allora qui si parla, in realtà quello che vediamo qui al numero uno non è il presbiterio, ma è verso l'ingresso, quindi è ribaltato. Quindi qui si ha... Qui siamo nel lato, diciamo, ovest, questa è la parte est, no, adesso mi confondo, sì, comunque sia, ed è per qui doveva esserci appunto questa cantoria, perché anche qui si parla di uno spazio rialzato che ospitava la cantoria dell'organo in questi documenti, ed è per questo motivo che ho dedotto che fosse lì. Quindi, siccome è ribaltata, era in corno epistole, ma qui risulta dalla parte opposta perché hanno ribaltato l'orientamento. Questa è una foto che ho fatto molto tempo fa, siamo negli anni 90, quando non erano stati fatti ancora restauri di questa sala. E si vede questo passaggio murato, che era proprio il passaggio, a mio avviso, dove le monache entravano o chi per esse per poter suonare all'organo. Credo di qua, da questa parte. Andando avanti, ecco, parliamo di Gavotti. Io con le monache dell'Annunziata avevo tempo fa parlato di questa straordinaria importanza della famiglia Gavotti. Qui siamo di fronte a un personaggio che è Anna Maria Gavotti, che governa questo monastero per tantissimi anni, fino al 1704. Poi lei si ritira perché non ne può più, dice voglio stare un po' tranquilla, basta. La sua vicaria è ancora una del Carretto, però lei porta avanti, insomma, questo incarico, negli ultimi anni non ne ha più voglia praticamente. Allora, volevo ancora fare un riferimento veloce a altre possibili opere che fossero conservate all'interno, questa è solo un'ipotesi che poi voglio approfondire ulteriormente, però... Carlo Giuseppe Ratti, quando parla nel 1780 del monastero di Santa Chiara, dice che vi è all'interno un dipinto di Domenico Piola con la Madonna al suo altare, non dice altro. Poi ho cercato anche nelle vite dei pittori, non ne parla più. Però nella guida illustrativa ci dice appunto... Evidentemente è importante questo dipinto e dice la Madonna al suo altare, lui la chiama la tavola, in realtà è un dipinto su tela della Madonna al suo altare. Ora io ho guardato Daniele Sanguinetti, importante studioso che sta lavorando bene a Genova, aveva fatto una monografia su Domenico Piola, ho cercato un po' e segnala... questo dipinto, senza dire da dove proviene, perché alla fine non lo so nemmeno io, sto facendo un'ipotesi, voglio dire, cioè non abbiamo rintracciato nessuno di noi finora documenti che ci dicano che è davvero questo, però è solo un'ipotesi che sto facendo adesso. Lui lo trova in collezione privata e, come vedete, è un dipinto di grande qualità di Domenico Piola con la Madonna. Le dimensioni sono abbastanza considerevoli, quindi un dipinto che è difficile che fosse nato per essere tenuto in una collezione privata, ma piuttosto per un edificio pubblico quale una chiesa, pensate a 2,25 m di altezza, e si trova appunto in collezione. Allora, la deduzione qual è?
Giovanni, Carlo Giuseppe Ratti ci parla di una tavola della Madonna al suo altare nella chiesa delle Clarisse. Picconi ci parla, e anche i veneziani, parlano di un intervento decorativo nella chiesa di Santa Chiara attivato da Suor Costanza Vittoria Leoni nel 754. È vero che la data non è la stessa, però questa Costanza Vittoria Leoni ha fatto costruire un altare in corno ai Vangeli, quindi sul fianco sinistro dell'edificio, quindi dalla parte opposta della cantoria, dove sicuramente Ratti vede una Madonna. Quindi è vero che l'altare è fatto dopo, però vale anche, per esempio, per molti altri quadri, altri dipinti. Anche nelle Moniche dell'Annunziata c'è un altare della Concezione dove il dipinto è del 600 e l'altare è di fine 700. Quindi io faccio questa ipotesi riservandomi, poi insieme chiunque poi voglia affrontare questo argomento, di trovare se si trovano documenti che comprovino la presenza di questo dipinto della Madonna di Misericordia, perché questo era il titolo, l'intitolazione dell'altare sul fianco sinistro della chiesa, e il poterlo identificare con quest'opera oggi in collezione privata. Se fosse così, è interessante vedere come la Madonna da questo fianco rivolga verso l'alto, forse verso un visitatore, indicando la zona che può essere la zona dell'altare, no? Quindi dando questo significato particolare al dipinto. E questo appunto è il testo di Giacomo Picconi del 1760, quindi molto vicino all'intervento di Costanza Vittoria Leoni, scarzanese, all'interno della chiesa. Anche qui basta, insomma, e Picconi è lo stesso che aveva parlato del notaio Grifo, un documento che però non troviamo. Si può concludere. Capitolo del 1692, 33 coriste. Questo l'ho messo per vedere sempre questo legame solido con la famiglia Gavotti, Del Garretto e Grassi. Guardate quante presenze ci sono, le ho messe in grassetto e evidenziate. Ben 33 coriste, cosa vuol dire? Che in questa fase il monastero cresce, continua a crescere, rispetto a quel numero sparuto di 17 abbiamo quasi raddoppiato. Questo non lo sto a commentare perché è un problema di attribuzione e poi non c'è tempo. Ecco, questo ci tenevo, il capitolo del 1704, 34 coriste, massima, grande espansione di presenze. Anna Maria Gavotti sempre sta per andarsene via perché comincia a non poterne più, vedete altri nomi, sempre famiglia Del Garretto presente. E c'è un problema, questo è lo trovo divertente. 1704, la questione dei marmi e dell'arma araldica, c'è un problema, mi devo sbrigare. Allora c'è la Maria Gavotti, la badessa, che scrive i suoi problemi che insorgono con il committente, che è Giovanni Battista Grassi, in altri documenti Grasso, colui che ha pagato tanti interventi di rinnovamento in Palazzo della Rovere, adattandolo proprio a struttura conventuale. E dice, le mie sagrestane, lei parla col vescovo qui in confidenza, in specie suor Giovanna Antonio, che sarebbe, Antonio sarebbe Soleri, mi mostrò desiderio di adornare la cappella maggiore di nostra chiesa con chiappe di marmore e seppi appresso che avevano fatto il disegno e stipulato l'istrumento con il fabbro per lire 800. Fu fatto per inteso che vi erano le armi della religione, cioè dell'ordine, delle Clarisse, delle Francescane, e che sino dello anno passato si trattò di adornare la suddetta cappella pure di marmi. Il signor Giovanni Grasso non lo approvò, come da cappellania assoluta datale nuovamente in tempo che si fabbricò la chiesa. Quindi Giovanni Battista Grassi aveva giù patronato assoluto della cappella principale, dell'altare maggiore. Il suddetto Giobatta, quindi la suora ricorda, questo è importante perché la suora ricorda, e non si vede da nessun'altra parte, non è scritto da nessun'altra parte, ricorda cosa ha fatto veramente questo giuspatrono. Innalzò tutta la chiesa e la finì di stucco, cioè in capitelli. Fece il frontespizio di marmi, quindi quell'ingresso che abbiamo visto, tutte le vetrate e il rastrello, cioè
la cancellata di ferro nel portico. Immaginiamo questo porticato tutto chiuso nella cancellata di ferro. E pose l'arma negrone l'ombrellino. In risposta, il giuspatrono, avendo visto questo progetto, scrisse che, avendo veduto il disegno, non ne poteva dar giudizio perché non se ne intendeva. Ma avendo offerto le armi della religione, quale a tanta in venerazione e stima sarebbe troppa sua presunzione, le stessero le sue così vicine, che tanto darebbe ordine che le se levassero le sue. Allora, in pratica, il committente giuspatrono di tanti lavori di rifacimento all'interno di Palazzo della Rovere fa finta di essere umile, ma in realtà non vuole essere messo in ombra da questo intervento relativo all'altare di marmo che si vuol fare. Viene il dubbio perché Giovanni Battista Grasso, in altri documenti che cita, anche in altre vicende che cita il Verzellino, ci ha detto che lui voleva fare l'altare di marmo, ma poi qui la monaca ricorda che finì tutto di stucco. Quindi io ci tenevo, questo è il documento inedito, questo è l'altare che si trova, che poi è stato fatto, a mio avviso è stato fatto dopo la sua morte di Grasso, e si trova a Imperia, nella parrocchiale. E poi abbiamo altri documenti, però forse è scaduto il tempo, qui c'è un litigio con i padri conventuali, metà del Settecento, un'altra fase di rinnovamento, importante, dove entra il capomastro Zerbino e un conflitto con i francescani. E poi la rivoluzione democratica, la requisizione degli agenti, e poi alla fine la pensione data alle povere monache che non hanno più la loro sede. E io vi lascio perché giustamente poi il tempo stringe, e ringrazio per l'attenzione. Grazie per il contributo. Allora, che bisogna uscire per partire già di buono. Allora, questo? Sì. Bene, siamo arrivati all'ultima relazione scientifica, non all'ultima della giornata, ma l'ultima relazione scientifica è quella di Marco Richebono, che è un po' una specie di riassunto di tutto. Ricomincia di nuovo a vedere il palazzo, però dal punto di vista dell'architetto. Ho detto stamattina che finiamo con quattro architetti, e quella di Richebono è ancora una relazione scientifica, nel senso che lui riparte dal palazzo in mensum. Notate che c'è lo stesso titolo che aveva dato Nicolini stamattina, parlando dei primi documenti di Palazzo della Rovere, e Marco Richebono dà un titolo molto, molto stimolante e divertente: Il Palazzo in mensum dei due Giuliani e la città. Eccolo qua. Per favore, 30 minuti. Come mi conosci? Dato che ti conosco, mi permetterò di approfittare. Buongiorno a tutti. Devi parlare qua. Non ci siamo messi d'accordo con Nicolini sull'utilizzo di questa espressione del palazzo mensum, che ricordo è contenuta in un documento del 1496, nel quale un vicino di casa, diciamo così, si lamenta perché i lavori in corso, evidentemente, in questo gigantesco palazzo, hanno causato danni alla sua casa, di cui tra l'altro lui era affittuario. Quindi diciamo che siamo in una di quelle classiche situazioni in cui uno fa un condominio, lavoro in casa propria e tutti gli altri condomini cominciano a protestare. E quindi voglio dire, al di là dell'aspetto così buffo, no, dell'origine di questa espressione, quello che sicuramente ha colpito sia me che evidentemente anche Angelo Nicolini è questa espressione, che dà sicuramente misura di come questo edificio, eppure ancora in corso di costruzione, dovesse aver lasciato nell'idea dei contemporanei, no? Nella visione dei contemporanei, dei quali percepivano evidentemente non solo la dimensione inusitata, immenso, ma secondo me
anche la particolare qualità di quello che questo edificio stava mostrando. D'altra parte noi sappiamo che già nel 1495, quindi l'anno prima di questa protesta, diciamo così, la facciata sulla contrada dei Mattoni era già in piccola parte realizzata, era quella che aveva misurato Giuliano da San Gallo, contabilizzando, diciamo così, autorizzando al pagamento i lavori di Matteo da Bissone. Ecco, anche questa, il titolo che l'altro giorno, preparando le immagini, ho dato a questa prima immagine, è un'espressione che è comparsa stamattina, mi pare che l'abbia citata più o meno simile Massimiliano Caldera. D'altra parte stiamo parlando di un edificio che è come una città, e anche lì non solo per la sua dimensione, ma per i rapporti che questo palazzo ha per forza avuto inevitabilmente con il contesto del circostante della città. D'altra parte ricordo che il Palazzo Ducale di Urbino è stato definito un edificio come l'edificio come una città, anche lì nel senso di un edificio talmente proteiforme, diciamo così, complesso nella sua configurazione, come in fondo è questo, no? Quindi un edificio non chiaramente semplicemente unitario e compiuto, ma un edificio che ha avuto una sua vicenda man mano di ampliamento e di crescita nei confronti del tessuto edilizio che lo circondava. L'altro punto che evidentemente anche da questo convegno sta emergendo, che è una considerazione che chiunque si occupi di storia in genere, di storia dell'arte, di storia della città e quindi di storia degli edifici, se ne rende conto man mano che va avanti a studiare, che poi anche lì è stata la considerazione iniziale di Angelo Nicolini, no? Dove ha affermato, e sono ovviamente pienamente d'accordo con lui, che nell'ambito della ricerca in genere, ogni volta che esce un elemento arrivi ad un traguardo, ma questo è quindi risolve qualche problema, qualche dubbio, ma in realtà poi ti accorgi che questi elementi in più che si aggiungono in realtà aprono la strada a ulteriori quesiti, a ulteriori interrogativi e alla necessità di ulteriori approfondimenti. E questi, diciamo che è il bello della ricerca, no? Diciamo noi, che per cui avremo lavoro, avranno i miei successori almeno lavoro per i prossimi 50 anni come minimo. E siccome il Palazzo della Rovere è un palazzo che è in forma di città, questo l'abbiamo capito direi da questa mattina in modo molto chiaro, quindi un palazzo complesso e problematico, con una complessa e problematica storia, e evidentemente i punti della discussione critica che hanno attraversato, diciamo così, almeno 50 anni di analisi architettonica dell'edificio, sono quelli che io qui ho sinteticamente elencato. Li potete leggere: l'estensione fuori scala rispetto al tessuto edilizio locale, l'irregolarità della forma di impianto rispetto ai moduli rinascimentali, l'evidente incompletezza della fase del primo intervento del San Gallo, la difficoltà a ricostruire il via progettuale del San Gallo, e la non semplice individuazione della successione delle fasi di ampliamento e o trasformazione nei secoli successivi. Allora, per come ho pensato di impostare questa mia relazione, io sostanzialmente, come diceva Cici Diot, ho cercato di passare in rassegna gli studi sostanzialmente di questi tre studiosi che si sono occupati più volte. Francesco Paolo Fiore è tornato almeno tre volte, no, sull'argomento, l'architetto Maria di Dio della Soprintendenza, che è quella che questo edificio l'ha studiato veramente nella sua matericità, no, avendone seguito e diretto per 12 anni i lavori condotti dalla Soprintendenza Ligure. E che quindi posso già anticiparvi che questa rassegna in effetti sarà una rassegna di punti irrisolti fondamentalmente, no? O di diverse opinioni
che sono tutte in fondo abbastanza, come dire, condivisibili e comprensibili, fino a prova contraria. Ecco, noi sappiamo che anche i famosi 20, non mi ricordo se Angelo, 21 documenti di acquisti di case, mi pare che siano 21, insomma, da parte dei procuratori del cardinale Giuliano, che hanno dato sicuramente una chiara indicazione di un programma immobiliare del cardinale Giuliano, perseguito per almeno 10 anni, e che quindi si sia trattato di un intervento fortemente voluto, anche se poi altrettanto velocemente abbandonato, no? Perché poi la carriera ecclesiastica politica di Giuliano della Rovere l'ha allontanato da Savona occupandosi di ben altre imprese, non solo sul piano politico e militare, ma come sappiamo bene a Roma, di ben altre imprese anche sul piano artistico ed architettonico. Allora, se partiamo da Francesco Paolo Fiore, che questo suo lavoro del 1985 non è neppure stato il primo, no? Ma è quello che ha tenuto nel convegno dell'84 su Giulio II e mecenati di cultura, insomma, cose di questo genere. Diciamo l'intervento che riassume un po' tutti i temi che il Fiore, che è un importante studioso di architettura del 400, soprattutto del 400 toscano e romano, accolto di interessante nel nostro palazzo. Ed uno dei temi che lo ha sicuramente e ovviamente in prima battuta interessato, è uno dei temi su cui stamattina abbiamo ragionato anche nella fase di domande, di dibattito, diciamo, di fine mattina, sulla estensione, no, di questo palazzo, se sia stata già, come è stato ipotizzato e come sembra di capire dalla caratata del 1530, che vediamo nell'immagine centrale, ecco, no? che è quella tratta appunto dalla rappresentazione grafica della pubblicazione della caratata, in cui a tratteggio è indicato la superficie occupata dal palazzo, almeno per quella che noi riteniamo lo sia stato. Poi in realtà potrebbe essere la superficie, come dicevo stamattina, della proprietà, dell'area acquisita, ma non necessariamente l'estensione dei volumi edilizi realizzati. Sempre in questo lavoro dell'85, Fiore ipotizza per la prima volta, che poi confermerà ancora nel suo ultimo intervento pubblicato nel 2017, una diversa estensione del corpo sulla contrada dei Nattoni, cioè quello che in qualche modo è sicuramente dovuto alla ideazione di Giuliano da San Gallo, come un edificio più largo di quello che è stato potuto realizzare, più largo fino a immaginare una larghezza pari a 9 campate anziché le 5 che vediamo adesso. Questo ovviamente sulla base di due punti estremamente significativi, che sono quelli delle estremità sinistra ed estremità destra del palazzo, che presentano, spero che si veda con il puntatore, cioè quelle due strisce così anomale, decisamente anomale, no? Sia a sinistra che a destra, totalmente fuori dall'impaginazione degli ordini, che sicura impaginazione che nelle proporzioni non solo della dimensione di passo tra le lesene, ma nella dimensione tra i tre ordini, sappiamo che in quel tempo erano oggetto di attentissimo studio proporzionale, basandosi sull'antichità, su Vitruvio, sulla misurazione dei monumenti antichi, e che è tra l'altro una di quelle dei problemi, diciamo, di difficilissima soluzione, tuttora irrisolti, su quale sia stata effettivamente la vera dimensione, non solo quindi in larghezza ma anche in altezza, del progetto sangallesco. Allora, è evidente che queste due fasce all'estremità indicano
un'area, diciamo così, un'area di risulta che uscivano fuori inevitabilmente dal fatto di dover occupare uno spazio compresso tra i due edifici a sinistra e a destra, che sicuramente non era stato possibile acquisire da parte anche di una forza economica e politica come era quella del cardinale Giuliano, ma che comunque esce fuori per differenza, diciamo, dalla dimensione proporzionale del passo delle campate. E questo poi porta Francesco Paolo Fiore a alcune ipotesi di ricostruzione del palazzo, della facciata. D'altra parte ci sono esempi che lo stesso Fiore cita, in particolare quello delle carte del Tappino Senese. Il Tappino Senese è questa raccolta di disegni che dovrebbero essere di Giuliano da San Gallo, custodito a Siena, che contengono varie tipologie di disegni, progetti, studi, rilievi, compagnia bella, in cui ci sono questi due diversi progetti di edifici che sono identificati per una sapienza, e cioè una sede universitaria per la città di Siena. Quello delle carte, dei fogli 28 e 29, addirittura lo riportano, no? Le due a sinistra, la sapienzia del cardinale di Siena, pianta terrena e pianta di sopra, scritta che peraltro è aggiunta nel 600. Allora, entrambi questi due palazzi, che sono molto simili, vediamo bene che la conformazione d'impianto dell'edificio è quella che troviamo anche in piccola parte nel corpo su Via Pia del nostro palazzo, con un vestibolo al centro della facciata che porta direttamente ad un cortile porticato quadrato. Il vestibolo è fiancheggiato da due grandi sale simmetriche, e il nostro edificio savonese si ferma qua, a loro volta fiancheggiate, andando verso i lati estremi, da due scale, e ancora a loro volta due altri vani, che poi sono la proiezione in facciata di una serie di vani che affacciano sul portale. Ecco che quindi, che se torniamo un attimo a ricordarci dello schema, è un pure semplice schema, di Francesco Paolo Fiore, la pianta sull'estrema destra, ecco, vediamo quello a cui lui arriva, ipotizzando quindi un cortile praticamente di forma tendenzialmente quadrata. Questa cosa poi lui la modificherà col tempo nelle sue successive. Allora, torniamo avanti. Brevissimamente, nel 1985 l'edificio non era così facilmente studiabile al suo interno, perché era tutta a quel momento ancora adibito a sede del Tribunale della Questura, quindi non era così facilissimo girare, misurare. Sì che lui compie un rilievo della facciata, ma senza ponteggi, quindi facendo operazioni di ribaltamento delle fotografie, insomma. Comunque, Fiore evidenzia due punti di discussione, di dubbio, che sono questo qui in alto a sinistra, la presenza di queste coppie di finestre comprese nella dimensione di un ipotetico ordine gigante, per il quale lui suggerisce riferimenti a edifici del 400 lombardo, come la Domus Nova di Mantova, dove vedete che l'ordine gigante sia del primo piano, dei secondi piani, cioè il secondo gruppo di piani, portano questa situazione qui. Ipotesi che poi verrà abbandonata chiaramente. L'altro punto, che in quel momento, 1985, secondo Fiore, è un problema, è quello di questa trabeazione incompleta che è alla sommità del primo ordine, delle finestre, quindi del primo piano, dove noi vediamo benissimo che c'è la cornice in marmo, che è una di quelle cose misurate da Giuliano da San Gallo nel 95, e perché erano già state evidentemente messe in opera da Bartolomeo, da Matteo Tabissone, scusate. Poi c'è sopra la fascia in pietra nera del fregio, e manca la parte di sopra, cioè manca la cornice.
Allora, è evidente che qui ci siamo in una situazione di incompletezza o di rimaneggiamento. E, peraltro questa cosa porta Fiore a ipotizzare invece una soluzione che si trova in molti edifici del 400, in cui la trabeazione fa da balconata, diciamo così, alle finestre del piano retrostante. E ci cita, a parte un caso strano che è difficile da identificare, che il palazzo Cornelli Spinelli di Matteo Codussi a Venezia, ma cita, e siamo sempre su Giuliano da San Gallo, sì, la balconata che è soprastante l'architrave della Basis Ville, cioè del portico che ha la base della villa Medicea di Poggio a Caiano. Altro punto che poi verrà smentito sostanzialmente dalle altre ipotesi buttare di Fiore. Bene, è quasi ovvio il riferimento come disegno del rivestimento bicromo del nostro Palazzo Savonese con l'altro edificio importantissimo di Giuliano da San Gallo di Santa Maria delle Carceri di Prato. Tralascio tutte le considerazioni tipo stilistiche da lui fatte sui dettagli degli elementi dell'ordine, capitelli e basi dell'impaginazione di Giuliano da San Gallo. Arriviamo poi, con un salto di 25 anni, alla pubblicazione nel 2010, che è la pubblicazione terminale di questi 12 anni, no, di lavori a cura della soprintendenza ligure. E questo il volume che viene pubblicato è un volume a più mani, ma condotto in gran parte per la parte di lettura architettonica degli esiti dei restauri, affrontata da Maria di Dio. Maria di Dio, al termine di questi lavori, individua una serie di... Scusate, ma individua le fasi le fasi principali, ecco, di crescita e trasformazione del palazzo, che sono chiamate progetto della Rovere, cioè sostanzialmente la fase di Giuliano da San Gallo, la fase progetto Spinola, che è uno dei punti secondo me ancora veramente irrisolti sotto il profilo architettonico, il progetto Clarisse, di cui ci ha ampiamente illustrato la professoressa Rossi, e il progetto Francesi. Ora, senza entrare ovviamente nel dettaglio di queste cose, fermiamoci solo su alcuni punti. Allora, le ipotesi che Maria di Dio formula sulla fase del San Gallo sono di questo tipo, in genere sostanzialmente che io condivido, e cioè che alla fase San Gallo, che io qui ho inserito cronologicamente in due possibili anni di inizio e di fine, poi ci sarà da ragionare sui documenti nicolini, chiamiamoli così. Sicuramente questo 1488 è prima di quello che è sempre stato considerato l'ipotetico inizio dei lavori sotto Giuliano da San Gallo, che era stato visto 1493-94, ma evidentemente se Matteo da Bissone lavora su non so quante barche di materiale già nel 1488, se non ricordo male, è molto probabile che i lavori siano cominciati quindi ben prima dell'intervento che noi sappiamo sia alla presenza di Giuliano da San Gallo. Allora, quindi comunque in questa prima fase costruttiva sicuramente c'è il corpo anteriore che doveva essere costituito evidentemente in questa situazione obbligata e compressa tra edifici che non si erano potuti acquisire per la sola larghezza sostanzialmente del porticato, tuttavia completandolo in modo ipotetico con un quarto lato affacciato sul giardino, che poi è sostanzialmente l'area, no, della grande corte che oggi forma la L della corte del palazzo. Poi a questa fase iniziale è dovuta sicuramente la parte di fabbricato che prospetta su Vico del Marmo e poi sul chiamiamolo retro, insomma, ma in effetti su quello che era un punto sicuramente importante
per il cardinale committente, e cioè il convento di San Francesco, che è stata la culla, diciamo così, culturale e spirituale della Rovere nipote e zio, Francesco della Rovere e Giuliano. E poi un terzo corpo che la di Dio individua come una possibile loggia, un tema intrigante se vogliamo, no? Che sostanzialmente permetteva così un doppio affaccio, no? E questo è un tema che ricorre molto, no? Nell'architettura del Rinascimento, con un doppio affaccio sia come sfondo di questo giardino e sia come sguardo sull'edificio, sulla chiesa di San Francesco. Allora io vi dico già che su quest'ultimo aspetto, che la di Dio individua in base ad alcuni vani, sono tanto qui vedete questi rendering che sono nella pubblicazione del 2010, vediamo rappresentata questa articolata soluzione di un edificio che di fatto è tre corpi di fabbrica separati tra di loro, no? Semplicemente collegati da uno spazio aperto, che tra l'altro andrebbe abbastanza d'accordo, no? Con questo che possiamo immaginare sulla base dei documenti d'archivio che conosciamo, perché a questo punto evidentemente quello spazio lì, quello verso la chiesa di Francesco, a sud della famosa Vico delle Scuole di cui ci ha parlato Nicolini, era molto probabilmente uno spazio pochissimo edificato, uno spazio di pochi edifici, probabilmente anche a carattere semirurale, insomma, diciamo così. Allora, ecco, semplicemente questa loggia di Dio la suppone in base a resti architettonici sui quali adesso io non voglio fermarmi, che sono proprio in questo punto qui dell'edificio, e che d'altra parte non si legano in alcun modo con la sequenza dei pilastri del colonnato perimetrale del cortile. Mentre invece sicuramente riferiti alla concezione stilistica di Giuliano da San Gallo sono il trattamento delle due volte a botte del vestibolo in facciato di Via Pia e di un altro della volta a botte di un altro piccolo vestibolo che è sul lato di Vico del Marmo e che a mio avviso non può che essere identificato che con l'ingresso di questo cosiddetto appartamento del cardinale. D'altra parte, se noi sappiamo che già nel 1507 il palazzo ospita persone illustri e a mio avviso per logica non possono essere altri che stati che ospitati in questa parte su Vico del Marmo, perché noi ci deve essere chiaro che il corpo di fabbrica sulla facciata di Via Pia è un corpo di difficilissimo utilizzo, è sostanzialmente fatto da due vani a piano terra e altri tre vani al piano di sopra. Non sappiamo collegati tra loro come, se non tramite questo porticato esterno, perché è evidente che le due scale che oggi sono in quegli due spazi fuori misura, no? All'estremità, che hanno sì due scale, ma sono due scale di servizio, probabilmente anche di tempi molto recenti, può voler dire ottocenteschi, insomma. Ecco, questo trattamento a lacunari della volta a botte, realizzato con un getto di malta stampo, è una specie di segno di firma stilistica di Giuliano da San Gallo, che la troviamo utilizzata praticamente identica alle nostre due Savonesi nella sua casa di Borgo Pitti a Firenze, all'estrema destra dell'immagine, e un disegno diverso, ma la tecnica è sempre quella, nella loggia di palazzo della Villa Medicea di Poggio a Caiano. Mentre, dicevo, nelle parti quattrocentesche del corpo dell'appartamento del cardinale cosiddetto su Vico del Marmo sono anche testimoniate all'esterno da queste cornici modanate di alcune aperture. Allora, tornando alla conformazione possibile della forma del corpo, chiamiamolo quello principale,
che noi sempre consideriamo il palazzo di Giuliano da San Gallo, Maria di Dio si ferma, non avanza ipotesi di diversa dimensione, che evidentemente invece ci stanno perché sono confermate non solo dal disegno del Tappino Senese che vi ho fatto vedere prima, come quindi aveva già avanzato il fiore 25 anni prima, ma c'è tutta una serie di edifici fiorentini e toscani della seconda metà del 400 che hanno questo impianto molto più regolare del nostro, molto più pensato e in modo organico e geometricamente completato. E qui mi limito a metterci il palazzo Strozzi, su cui c'è evidentemente un intervento di Giuliano da San Gallo, sotto il palazzo Gondi, un progetto rimasto a metà sostanzialmente nella sua realizzazione, questo lo vediamo prima della demolizione di tutta questa parte, costruzione in stile di Giovanni Foggi dell'Ottocento. Vediamo in alto il palazzo Piccolomini a Pienza. Il sistema è sempre quello, no? Lo schema è chiarissimo, è inutile che adesso vi stia a tediare. E infine in basso il palazzo Medici Riccardi, dove troviamo di nuovo questa parte, secondo questo schema, praticamente fisso e standard. Bene, io sulle altre fasi voglio per brevità proprio scorrere. Allora, quella chiamata fase Spinola è una fase che sostanzialmente sicuramente riguarda la parte di edificio che è, diciamo, nell'angolo sud-ovest di questa complessa area a perimetro irregolare, e cioè questa parte qua. Puoi cominciare a riassumere, Marco. Comincio a riassumere, sì. che secondo me non ha avuto assolutamente a livello volumetrico questa dimensione così alta, ma qui il discorso sarebbe complicato, e per quello che posso, che è la mia personale opinione, è molto probabile che abbia assunto la configurazione anche dal punto di vista architettonico che noi oggi vediamo proprio in occasione del passaggio di proprietà agli Spinola, e che gli affreschi realizzati nel 1567 o 66 circa, insomma quegli anni lì, rappresentano in fondo l'atto finale di un momento di importante realizzazione architettonica. Sulla questione del porticato, già la professoressa Rossi ci ha espresso delle possibilità, ed effettivamente questo porticato è molto probabile che sia, almeno nella configurazione che noi oggi vediamo, risalente all'intervento delle monache Clarisse. Questo riferimento stilistico alle arcate seicentesche dell'acquedotto storico di Genova, che offre e indica la di Dio senza esprimersi più di tanto, secondo me sono un punto abbastanza significativo. Gli altri interventi delle monache ci hanno detto e non c'è nulla da dire. Così come, niente, mi limito a ricordare questa fase francese cosiddetta, che sappiamo che si è concretizzata in pochi interventi, se non quello dello scalone su Piazza del Duomo e di questa tramezzatura a due piani della Cappella delle Monache. Arriviamo al 2014 e al libro di Sabine Frommel, questa biografia, grande biografia su Giuliano da San Gallo, nella quale un capitolo intero è dedicato al nostro palazzo. Allora, la Fromme nel 2014 utilizza per le sue considerazioni di tipo stilistico, che quindi risparmio, utilizza forse però in maniera molto limitata i documenti che Angelo Nicolini le aveva fornito, e che lei molto correttamente cita come apporto documentale importante, ma cogliendone di questi documenti, secondo me, solo gli aspetti di questa, diciamo così, politica immobiliare di acquisti ante la presenza di Giuliano da San Gallo. Ma la cosa che più è
curiosa, io altrettanto pericolosa, no, dal punto di vista del formulare ipotesi che sostanzialmente non sono prive di alcun elemento documentale, e quindi un lavoro di pura assonanza formale, diciamo così, perché la Frommel ipotizza un'idea di ricostruzione di un progetto iniziale molto alla fiorentina, diciamo così, con un edificio a forma quadrata di dimensioni enormi, perché con un fronte, che è quello che vediamo in basso, di ben 70 metri e 15 assi di finestre, di cui la parte realizzata è, se si vede il puntatore, è questa qua, no? E con una soluzione, compresa questi quattro risalti di torri angolari leggermente sporgenti sul filo delle facciate, che è chiaramente derivata nell'idea della Frommel dal palazzo della Cancelleria di Roma, nato come Palazzo Riario, quindi sui rapporti tra i due non è stato di aggiungere altro, e portando a dire alla Frommel che è possibile, in via del tutto ipotetica, ci sia stato un primo progetto, che potrebbe essere stato questo, di Baccio Pontelli. Baccio Pontelli è una figura controversa di cui si sa poco, e ci sono ipotesi di attribuzione del palazzo della Cancelleria anche a Baccio Pontelli, assolutamente non documentata. Baccio Pontelli è visto come da Giorgio Rossini come l'ispiratore, progettista non è una parola che non voglio usare in questo caso, della Cappella Sistina di Savona, e quindi voglio dire, secondo quei percorsi, no, di fili conduttori che abbiamo molto, molte volte visto stamattina, ci può anche stare, insomma, ci può stare. E chiaramente non vi dico le critiche che questa ipotesi ha suscitato nei recensori del lavoro della Sabine Frommel. Fiore ritorna nel 2017, e poi concludo questa parte, forte evidentemente dei lavori di restauro delle scoperte avvenute nei restauri della soprintendenza, quindi conosce evidentemente il libro del 2010 della Di Dio e altri autori, riformula sicuramente nel confermare questa dimensione, questa ipotesi di dimensione a 9 campate che aveva già espresso nell'85, sostanzialmente dice che i piani di primo e secondo, e mi riferisco all'ordine secondo e terzo della facciata San Gallesta, o perlomeno della facciata sulla contrada dei Nattoni, possono essere stati completati dagli Spinola, completati, vuole dire tante cose. Riguardo all'ultimo piano, riferendosi alla nota veduta del 1583 di Savona, in cui l'ultimo piano del Palazzo della Rovere spunta dietro le case finaviorefici, che è questa qua, dove c'è la casa Molassana, che è questa, e quindi è chiaramente questo è il Palazzo della Rovere, dove si vede una sequenza pressoché continua di finestre, quasi una sorta di completo di loggiato aperto, e che in effetti nei restauri della soprintendenza sono state trovate queste arcate che, secondo Fiore, sono arcate strutturali, perché ciascuna di queste doveva contenere al suo interno una coppia di finestre, quindi con una sequenza che a questo punto però arriverebbe a 10 finestre, non 8 come compare nel disegno, ma è possibile che il disegno aveva ben altre finalità militari, la cosa non sia stata curata con tanta cosa. Per arrivare alla conclusione, lo so, salterò tutta la parte finale. Anche Fiore comunque non sa resistere nel 2017 ad una sua proposta, che è semplicemente uno schizzo fatto a mano, che vedremo nell'immagine successiva, di quella che dovrebbe essere stata l'idea del progetto di Giuliano della Facciata, di Giuliano da San Gallo. E per formulare questa sua idea, che vabbè, insomma, ve la faccio vedere subito, ma poi ritorniamo a quelli di prima, che peraltro è basata su un discorso di altezze che sono quelli che troviamo
nel famoso documento del 1496 in cui Giuliano da San Gallo fa il contabilizzatore, no, delle opere effettuate da Matteo da Bissone, per cui esce fuori che c'è una prima parte realizzata da Matteo che è alta 30 palmi. Vi dico subito che Fiore si è sbagliato, ha scritto 50, ma in realtà intende 30, che è la parte che arriva in effetti fino a comprendere tutta la trabeazione del primo ordine. Poi sappiamo che doveva esserci anche un secondo ordine, del quale a Matteo vengono pagati materiali per le cornici di marmo che si dice sono ancora nella calata, quindi erano appena arrivati e sbarcati da chissà dove. E Fiore dice ci doveva essere un secondo piano di stessa altezza di altri 20 palmi. Allora, queste cose che non sono così buttate lì come pure invenzione, ragazzi, qui stiamo parlando di gente che ci lavora, no? Ci ragiona, secondo Fiore derivano da idee che forse Giuliano da San Gallo, faccio presente questa attribuzione delle famose tre tavole dei musei di Baltimora, Urbino e Berlino, che sono state per moltissimo tempo attribuite a ignoto artista toscano, ignoto artista centro italiano del XV secolo, alcuni studiosi, compreso lo stesso Fiore in un suo lavoro precedente, tendono recentemente ad attribuirle a Giuliano da San Gallo. Che lo siano o no, non lo so, sta di fatto che se noi guardiamo con attenzione alcuni di questi palazzi che sono sulle estremità di queste tre tavole, no? Sempre basate su qualche edificio centrale che a noi adesso non interessa, vediamo delle soluzioni non solo di trattamento di facciata, ma anche di sequenza, di dimensionamento del volume architettonico, che sono quelle che, in base a queste misure che risalgono al 1496, possono benissimo applicarsi a come modelli, no, della nostra facciata. Mi riferisco a questo, edificio che guarda caso ha un secondo piano interamente alloggiato, ma nella stessa tavola che è quella di Urbino, questo edificio qua che ha un trattamento bicromo, no, esattamente come il nostro. Mi riferisco a questo edificio della tavola di Berlino, dove c'è questa soluzione a dei due piani sopra il piano terra con la stessa sequenza di finestre archivoltate anziché architravate come ha ipotizzato dall'altra parte. Allora, cosa vogliamo velocissimamente trarre di conclusioni? Beh, come si diceva all'inizio, il bello della ricerca è che esce fuori una cosa e al di là del darti una soluzione per un piccolo dubbio, te ne apre altri, e meno male che li apre, perché così noi possiamo ancora continuare a studiare. Io volevo proseguire, ma ve le faccio passare, con dopo Giuliano da San Gallo, perché semmai al prossimo convegno. Allora, il dopo Giuliano da San Gallo semplicemente significa: ma questo palazzo, questa meteora, questo palacium immensum, quindi così strano, così particolare per la realtà savonese e per la realtà anche del contesto sociale, no? Per cui evidentemente i Pavese manco per idea hanno venduto al cardinale Giuliano della Rovere la loro casa che avevano immediatamente a destra, no? Che cosa ha lasciato? Bene, ha lasciato una pallida impressione, una pallida volontà di copiare qualcosa, di adeguare le loro case in fase di ammodernamento con queste idee moderne, ma erano di richiamo all'antico. Quindi il grande porticato, che nel nostro caso, delle nostre case ristrette, diventa questa misera chiostrina alloggiato di queste case che vedete, che secondo quel processo di crescita che ci ha ricordato Nicolini. E per quanto riguarda le soluzioni di facciata, semplicemente questo: utilizzare le trabeazioni complete, no, dei tre elementi, architrave, frecce, cornice, così come puro disegno di facciate, delle quali applicata addirittura anche alla dimensione monocellulare di una casa schiera. No? Quindi Giuliano da San Gallo questa roba qui l'avrebbe trovata folle veramente, no? E che purtroppo non hanno perso tutta la parte di decorazione trompe l'œil che sicuramente doveva esserci, che è rimasta a Savona
per quanto ne so io, solo nella casa di Via Pia 25, la cosiddetta casa di Gian Vincenzo Verzellino, e che invece in alcuni esempi genovesi troviamo realizzata completamente a fresco, completamente a trompe-l'œil, sia negli elementi verticali che negli elementi orizzontali del disegno degli ordini classici. Sono come al solito sforato, ma se no non sarei stato io, no? Infatti lo perdoniamo e lo ringraziamo tutti per questo. Perdoniamo e ringraziamo per l'affetto che abbiamo, per il rispetto. Non ho portato mia moglie. Per il rispetto dello studioso. Allora, a questo punto siamo arrivati all'ultimo blocco della giornata, il blocco propositivo. Chiederei la cortesia alle due dottoresse, Ilaria Becco e Nicoletta Nego, se vogliono accomodarsi al tavolo. Sì, certo, però anche Canziani, so che c'è Canziani qui, però partivo prima per educazione dalle signore e poi c'è poi l'architetto Canziani. I titoli li conoscete già, questa è la parte propositiva. Allora, il primo titolo è... Non ci serve più il testo. Allora, io me ne sto qua, magari se mi volete mettere qua, così l'architetto Canziani ha già il suo posto davanti. Ah no, tanto non mi serve. Perfetto. Allora, in realtà si può mettere qua. Non sono maestro di cerimonie. No, vabbè, ma non siamo in famiglia. Allora, se vuole stare in Canziani. Ma io posso anche... No, perché... Che si veda, però ancora bisogna che si veda nella telecamera. Chi parla che si veda nella telecamera. Qua ci vediamo. Io qua ci sono. Mi si vede. Si vede? Sì, mi si vede. Allora, questo è il microfono per la sala e quello è quello del repertorio. Vediamo, ok. Ci portiamo un po' più vicino. Allora, il titolo dell'architetto Canziani è Il futuro di un monumento, molto sintetico. Molto sintetico, spero di essere sintetico anche in quello che vi racconterò. Intanto grazie agli amici di Storia Patria per aver fatto tutto questo, non tanto per aver invitato me, ma per aver pensato che fosse necessario parlare di Palazzo della Rovere così come hanno voluto fare. E io starei ore ad ascoltare Rossi, Richebono, cioè, queste cose sono veramente affascinanti e magnifiche. Sono la prova che la ricerca e lo studio aprono veramente in continuazione strade, curiosità, e sono la prova che la ricerca e lo studio, che anche Storia Patria porta avanti con scientifica determinazione, sono il senso del nostro lavoro, il nostro lavoro di Ministero della Cultura, di Soprintendenza. Senza queste cose non esiste, non ha nulla su cui basarsi, o comunque sarebbe sicuramente molto più debole e molto meno sensato. La ricerca apre perché... da fondamenti. La ricerca apre perché chiude l'arbitrio delle scelte. E in questa dicotomia tra l'aprire e il chiudere l'arbitrio delle scelte, in fondo sta non solo tutta l'architettura, ma anche tutto il lavoro sui monumenti.